Cittadine, cittadini, sta per iniziare il comizio sulle maldicenze dell'illustre storico Caio Svetonio Tranquillo, per la voce di Sigmund Ginsberg. Buonasera. Augusto si era preso il consolato a 20 anni. Criticò alcuni che davano in prestito a tassi da usura denaro ottenuto a basso interesse. Evidentemente già a quei tempi erano in odio le banche. Ma c'è una cosa in cui eccelse in modo davvero incomparabile, insiste Svetonio. Superò tutti, ma davvero tutti, nella frequenza, nella varietà e nella magnificenza degli spettacoli. Degno sempre della massima attenzione i professionisti del pubblico spettacolo, cioè dell'entertainment. Era un impresario mediatico coi fiocchi, figuratevi cosa sarebbe riuscito a fare con le TV. Svetonio, con la scusa di voler parlare dell'uomo e non solo del leader politico, non lascia perdere quasi nessuna delle molte maledicta maldicenze che circolavano sul suo conto. Privò della libertà alcune città che per la loro licenza precipitavano in rovina, ne sollevò altre che erano prese dai debiti, specie in Sicilia. Nel giorno dei comizi elettorali distribuiva a ciascun rappresentante delle sue tribù, la Fabbia e la Scapzia, 1000 sesterzi del suo. La definì misura per prevenire i brogli. Con simili argomenti avrebbe fatto le splendide consensi anche ai giorni nostri, o no? Quando si accorse che uno degli astanti prendeva appunti durante una riunione, lo fece passare a filo di spada all'istante. Forse sospettava che fosse un giornalista. Non risulta però che abbia mai trascinato nessuno dei detrattori o diffusori di notizie non autorizzate davanti a un tribunale. Forse perché all'epoca non c'erano ancora la televisione e i giornali. E comunque controllava tutto lui, quello che veniva pubblicato e andava in scena. Andava alle occasioni celebrative di molti di loro, regolarmente, fino al giorno in cui, ormai vecchio, fu infastidito dalla folla mentre partecipava a un matrimonio, o sarà stato un compleanno.